Civitavecchia conosco anche più di una persona che diciamo, si sta trovando nella stessa situazione. Come amministrazione sicuramente il primo pensiero va appunto alla famiglia, quindi ad esprimere le condoglianze da parte di tutta l'amministrazione comunale. E per quanto riguarda invece la valutazione di quello che si può fare per risolvere questa questione, so che comunque ci sono le associazioni dei consumatori che stanno raccogliendo proprio i dati su questo, diciamo, localmente. Per quanto riguarda i civitavecchesi, quindi invito proprio a, diciamo, portare avanti la questione anche nelle sedi legali. Stiamo studiando l'azione, come sanno bene tutti quelli che si sono rivolti già a noi in questa settimana di disagi e di preoccupazioni che sono sfociati purtroppo, come sappiamo, anche in un evento drammatico. Quindi ci stiamo assolutamente muovendo, si sta continuando a studiare l'azione collettiva che molto probabilmente sarà, diciamo, più che si tratterà anche di un'azione di tante azioni individuali perché abbiamo visto che ogni problematica è diversa dall'altra.